Amici carissimi, bentornati nella rubrica dei cuori solitari. Oggi naturalmente sono sempre con il nostro Cicciuzzo di Campobello di Mazara per rinnovare l'annuncio dei cuori solitari. Cicciuzzo è in cerca di una compagna, ve l'avevo detto questo, lui, avete anche ascoltato l'intervista che ha fatto lui stesso, però voglio rinnovare l'annuncio perché Cicciuzzo non solo cerca una compagna, cerca anche una persona per fargli compagnia. Certo, sì, c'è. Una persona per fargli compagnia, attenzione, non per quanto riguarda che saccio, accoppiamento, anche per semplice amicizia nel condividere le spese di casa, perché Cicciuzzo ha la casa di proprietà, però giustamente affronta le spese, luce, gas, telefono, eccetera, certo. Eccetera. E una persona magari che volesse cambiare, non so, la propria abitazione, che si trova pure sola, e anzi passare la sua vita in solitudine, viene a trovare il nostro Cicciuzzo, condividerà le spese, giusto? Certo, anche le spese, io non chiedo altro, anche, non ci sono problemi, perché la casa può essere un po' ripigliata, perché quella persona, esatto, mi ha distrutto la casa, mi ha abbandonato, schiattiato per giunta, tanti motivi. Ovviamente dobbiamo precisare che Cicciuzzo la va cercando di sesso femminile, giusto? È normale, logico. Perché questo lo dobbiamo chiarire, perché non è interessato a un amico maschile, a un amico femminile. Femminile, giusto? Non c'è il limite d'età, perché qualsiasi età, perché ripeto, questo è un annuncio per quanto riguarda amicizia a livello amichevole, per cui non importa l'età, non importa anche il colore, anche se è neuringiola, anche se è rumena, una persona comunque che si senta sola e che anzi passare la solitudine la viene a passare con Cicciuzzo, ci paga le spese, magari se la patente è meglio, certo. Si porta macchina e giustamente è meglio ancora, è giusto, insomma, e passano la loro solitudine magari in compagnia e cercano insomma di... Questo ovviamente è solo magari per fare compagnia, si pagano le spese, esatto. Per tutte quelle che lo volessero contattare, sempre ripeto, Cicciuzzo è interessato a sesso femminile, non maschile, maschile niente, non ci piace né maschio, ci piacciono solamente le femmine, giusto? Cioè, è normale. Per cui, qualsiasi persona cerca le femmine. Amicizia maschile fa pure, però se non cosa mai, come ti possono contattare, Cicciuzzo? Anche su Facebook poi lo su contatto. Facebook. Come Lino Bombe, come sempre al solito cosa da profilo Lino Banvi, c'è Cicciuzzo e vi risponderà. Certo. Vi mettete d'accordo, insomma, lui abita a Campobello, per cui vi trasferite a Campobello e dividete le spese, insomma, io cercate le... Quella anche uno che è più grande cielo di me non fa niente, che diciamo che è sola, con genere, esatto. L'età non ha importanza, non c'è né problema. L'importante, insomma, che è una persona che porta il rispetto. Rispetto è la cosa importante, è il rispetto. Il rispetto è forse mi posso rispettare. Quello che conta è il rispetto, la sincerità è tutto. Esatto. Perché se chiedi a piena femmina che mi diciamo va, che mi hanno a mangiare i soldi e poi se ne ho approfittato, esatto, come quello che avevo, che se ne ha approfittato della mia famiglia e poi se ne è andato, penso come mi ha accumulato. Esatto. Come non sapeva più niente manco dei suoi figli, è una vergogna che ha fatto, una vergogna, se ne è andato. Lasciamo perdere questa storia. Ormai quello che è stato. Ora c'è qua la novità nuova. Chiudiamo il libro, apriamo una pagina nuova. Certo, è normale questo. Se c'è questa interessata, che poi perché a volte può capitare anche che diciamo, chissà, c'ho divorziata. Ragazza madre. Ragazza madre, com'è che basta che mi rispetta anche il più grande di me, non fa niente. Cacciccio. Dici che no, a me ringrazio a Dio che la sua non mi manca niente. Mi manca solo qualcuno che mi fa magari per la compagnia, perché la solitudine è brutta. Per passare il suo tempo. Magari passare il tempo così, magari. Per me può fare si fa una passeggiata, si mangia una pizza. A livello amichevole, va. Cioè, chi sono amicalmente e basta, niente. Niente, niente di più, io non cerco altre, niente di particolare, esatto. Non cerco niente, io cerco solo, mi fanno compagnia, se mi rispettano ce l'ho pure su pezzo di casa, ce la lascio pure, esatto. 100 anni salute. Fatevi sentire. Quei che mi rispetta, perché a me mi pare come... non per i miei figli, perché ho 4 figli, ce ne ho 3, che c'è la mia cognata e uno qua si trova a Marsaglia dove sono io. E mio figlio anche questo qua, aveva 21 anni, che ha fatto l'11 di giugno,
E allora ma, ci telefono, manco mi do la retta più al telefono, manco mi viene a, cioè, manco mi viene a dire più tutto bene che ci ho fatto pure a mio figlio, Samuele. Samuele, fammi, ogni tanto va giovato al papà, perché il papà non ha fatto niente a tia. Cerca di trovare rispetto a loro papà. Che uno della vita, quegli può fare il sbaglio. Gli sbagli si possono irreparabili. Non ti scordare mai che lui dice papà, non ti scordare. A tuo padre a trovare che il signore è qua, presente qua, che il signore è qua, ammazzare questo, non ne avete tu. Perché per come me la trovi, oppure mi telefono, perché tu non mi lagri di me, telefono me, oppure su Facebook di me, tu non sai di ne avete. Cioè che ci vuole, che ci venisse una paio di volte a casa mia, che sei per la tua casa. Perché pure infine, pure la tua casa, non pensare con la tua casa. Se poi tu vuoi fare un'altra linea, è un altro discorso. È giusto, ma la libertà è bella, io ti dico, no, io ti voglio lasciare libero, però tu lo faccio pure rispetto, perché quando la mamma che ti porta a casa, se ti mi stai a un anno e mezzo qua, quando nasciste dall'ospedale che sera, che ti portavo bene di Dio, che sono le vire. Fino a che fisci 9 anni, 10 anni, vieni a vedere di Marsa, dello centro di via, dell'accoglienza di Marsa, per la vera tia. Perché ho fatto un piccolino errore, un piccolino errore che tu mi hiciste un buco in sicurezza, che tu ti affinniste, ma come vuoi vedere ciò? E vedi che è sbagliato, vedi nella vita non c'è niente, chiudendo l'occhio così, non si vede più niente. Non ti scordare che ti dice papà, pensaci tu, c'è bene, di mi fa ragione, mi fa sbagliare, sì. Però che tu, certo, anzi, se mi puoi perdonare, mi perdono, io non ti dico ma perdonare per forza, io non forzo nessuno, per carità, dell'amore di Dio. A coscienza tua, se mi vuoi trovare, tu sai dove abito, e mi vieni a trovare. Perfetto. È tutto qua, io rispetto a tutti, buona giornata a tutti. Grazie amo ancora, tutti, una buona giornata a tutti. E io tutto qua, non ho più niente da dire. Ok, ci buona vediamo. Giornata a tutti, ciao, e ci vediamo, ciao. Oh yeah.